Buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate la mia voce, ma sono un po' malata. Eccoci tornati con un nuovo What I Eat in a Day. Partiamo con una torta fit, sana, alle pere e cioccolato. Vi lascio la ricetta sotto nell'info box precisa. Comunque siamo andati io e mia mamma a rompere due uova, Tutto aggiungere questo dello zucchero di vasetto. canna, questa è la consistenza, frullando. Abbiamo aggiunto un phage, uno yogurt phage fruio, 0% alla vaniglia, 3 cucchiai scarsi d'olio d'oliva. Abbiamo aggiunto poi della farina, questa farina integrale, e siamo andati a mischiare il tutto. Abbiamo aggiunto ovviamente il lievito istantaneo, abbiamo rifrullato il tutto ottenendo questa consistenza e abbiamo aggiunto i bottoni liquor cacao della MyProtein spezzettati. E infine, ultima cosa che abbiamo fatto per completare questa torta, che è veramente squisita, super morbida, è aggiungere la pera. Questa è una buona pera abbondante. Comunque vedete un po' anche voi in base alla consistenza della vostra torta. Abbiamo messo tutto in una teglia infarinata e abbiamo messo in forno. Comunque la ricetta è giù sotto nell'info box. Questo è il risultato, è veramente super morbida, super buona, perfetta per fare colazione e per merenda. Per pranzo abbiamo fatto del semplicissimo tonno scottato. Questo è il tonno preso in pescheria, accompagnato da un po' di pane, gallette e delle verdure a vostro piacimento, che non sono stata a farvi vedere perché sono molto semplici, le potete cuocere sia in padella sia al vapore, come preferite. Comunque abbiamo fatto questo tonno scottato appunto in una padella antiaderente con un filino d'olio, super super morbido, fa bene il pesce, quindi abbiamo deciso di fare questo e l'abbiamo insaporito con un po' di spezie. Abbiamo messo un po' di pepe verde, voi ovviamente potete scegliere quelle che preferite in base ai vostri gusti e al vostro piacimento. E a me piace un sacco il pepe verde sul tonno e quindi abbiamo deciso di mettere questo. E ovviamente un po' di sale, questo è sale di cervia, è veramente molto buono. Noi prendiamo appunto quello di cervia perché ci piace molto di più come sapore. E abbiamo messo del sale grosso in questo caso. E anche qua potete decidere ovviamente in base ai vostri gusti. Io vi volevo far vedere questa ricettina tonno, pepe verde e sale grosso. Veramente ottima. Allora ragazzi, oggi stiamo preparando dei valigini tipo polpette ripiene d'Aversa. Qui stiamo sbollentando, cioè mamma sta sbollentando le foglie di verza. E dopo aver fatto bollire acqua con sale, giusto? Yes. Sbollentiamo e le facciamo finché non si ammorbidiscono. Qui invece abbiamo un macinato di carne rossa, vitello, E un pochino poca di mortadella. mortadella, due uova. Yes, parmigiano, quello grattato direttamente dal pane. Come spezie abbiamo usato il pepe. No, parmigiano non è grattato dal pane. No, il Cioè, parmigiano e pan parmigiano e pan grattato. grattato, parmigiano reggiano e pan grattato, grattato direttamente dal panino, non quelli comperi, che è più buono. Pepe verde, sale logicamente e polvere 5 spezie. Facciamo un bel impasto per fare le polpette e per metterle dentro poi a quelle foglie lì di Versa racchiuse. Poi si vanno a cuocere. La polpetta che l'abbiamo un po' rosolata, Ma non cotta del tutto? no, appena rosolata, la mettiamo dentro il valigino e chiudiamo il valigino. E così con tutte le foglie. Se ci rimangono fuori delle polpette, perché ci sono più polpette che foglie, si cuociono Come come polpette? polpette insieme al valigini. Vedi, vengono anche, si rompono anche un po' sti fallicini perché dopo devono stare fermi dentro la padella senza più muoverli, perché se no ci rimane anche un po' più brutto, è lo stesso. L'importante è che prendano il sapore della Versa. Anche un po' di pezzetti di Versa. Aggiungiamo il pomodoro, questo è pomodoro fatto in casa, Sì, passata. Molto buono. Acqua, Non passarmi. la stessa con cui sono state cotti. Sbollentate le verze. Sì, perché così è bella bollente.
Ok, coperchio, ora cuociono per tutto. Quanto tempo? Boh, un'ora. Anche un'ora buona. Guarda, ma mettiamo questo coperchio. Che c'ha un buchino da cui esce il vapore. Ecco.